di assenza, nel senso che io e lui non ci incontriamo da un bel po' di chissà tempo. Perché, chissà per quale motivo, Mary. Chissà per quale motivo, adesso me lo devi spiegare, che cosa è successo, non volevi più incontrarmi. No, assolutamente, magari lo chiediamo agli autori, hanno fatto di tutto per non farci incontrare. Per dividerci. Sono straconvinto, ci hanno diviso, però poi alla fine ci siamo divisi. Sì, va bene, insomma, alla fine però, quel che è giusto è giusto. Allora, ce l'abbiamo fatta, che facciamo? Cuciniamo due ricette anche oggi. Due ricette molto interessanti. La prima, quella più breve, è una quiche a base di prosciutto cotto, funghi champignon e dello zafferano. Invece la seconda ricetta, quella un po' più lunga, andremo a realizzare un risotto particolare, un po' rivisitato, a base di spigola, limone e zucchine. Ottimo, fantastico. Direi che ci sono tutti i presupposti per trascorrere un bel buon pomeriggio nella nostra cucina. Partiamo subito dalla quiche e vediamo gli ingredienti e le dosi che ci occorrono per prepararla insieme. Pagina grafica, allora, una quiche al prosciutto cotto con funghi e zafferano, come ha detto Daniele. 400 g di pasta sfoglia cruda, 60 g di prosciutto cotto, 200 g di panna liquida da pasticceria, due tuorli, 400 g di parmigiano, una bustina di zafferano, sale e pepe quanto basta. Allora, tu riesci a realizzare una quiche in 5 minuti? Beh, sì, sicuramente, anche perché quella cotta è già quella fitta è già cotta, quindi. Ah, sì, vabbè. Allora, c'è quella, diciamo, in piano B. Quindi ne abbiamo due oggi, praticamente. Ne abbiamo due. Partiamo subito dall'elemento più importante della quiche, che in questo caso è una pasta sfoglia. In commercio comunque c'è tanta pasta sfoglia surgelata di ottima qualità, quindi la possiamo tranquillamente acquistare. E io ti ringrazio solo per questa idea. Hai una cosa in meno. Una cosa in meno da fare, esatto. Brava, Michele. Ma io lo so, Mary. Allora, con un buca sfoglia andiamo leggermente a bucare un po' la sfoglia, altrimenti poi in fase di cottura tende un po' a gonfiare. Io l'ho fatto sempre con la forchetta negli anni, durante la mia carriera culinaria. Beh, insomma, le tecniche in cucina ci sono anche un po' evolute. Scusa, sono un po' arrivata. Questo lo uso anche, lui sa tutto, le questo lo uso anche per fare un po' i massaggi, perché è un ottimo strumento. Io quella l'avevo pensato. Vabbè. Ce la lasci? Dopo la lascio, sì, va bene. Magari una nuova. Tra poco andremo in vacanza. Vabbè, sì, certo, una nuova. Allora, vedi, prendiamo un po' la nostra pasta sfoglia, che comunque abbiamo già scongelato ed è già stesa, quindi molto buona, molto rapida e molto pratica. Prendiamo uno stampo, in questo caso è d'alluminio. Possiamo anche evitare comunque di imburrarlo, perché comunque la pasta sfoglia già di sua è abbastanza grassa, no? E quindi non attacca, Non attacca. Però per maggiore sicurezza, magari se dovessimo utilizzare degli stampi già un po' usurati, magari un po' vecchiotti, giusto un po' di farina, magari giusto un po' di burro, ma leggermente, senza magari eccedere. Ho notato una cosa, che la parte bucherellata l'hai messa sul fondo. Non fa differenza. L'importante comunque è bucherellarla, no? Allora, questa pasta sfoglia in eccesso la prendiamo e la utilizziamo qui, la attacchiamo come se fosse un puzzle, no? In maniera tale che comunque andiamo a regolarizzare un po' per il bordo, per essere un po' non tanto regolare in questo caso, Michele, anche perché voglio lasciare un po' il concetto della preparazione, sia la preparazione della nonna, no? Quella famosa preparazione imperfetta. Vuol dire anche preparazione alla Mary, che non mi escono mai bene le cose. Da Mary. Ma no, ma quello dice la nonna, che c'entra Mary con la nonna? Siamo lì più o meno. Comunque le nostre nonne, insomma, preparava me, le mie purtroppo non ci sono più, quindi. Che è successo? Che hai fatto lì? Non sappiamo niente. Allora, Michele vuole sapere tutto. Allora, ha ragione. Michele, qui dentro abbiamo la panna liquida, i tuorli d'uovo, aggiungiamo quella da pasticceria, gli aggiungiamo un po' di parmigiano all'interno e anche lo zafferano. Quindi ora stiamo organizzando, ecco qua un po' di zafferano, stiamo andando a preparare la base per la quiche liquida. Andiamo a pinnare giusto così qualche secondo senza far incorporare aria, altrimenti poi la panna tende a incorporare. Perché hai scelto la panna da pasticceria e non quella da cucina, quella salata? In questo caso, perché comunque mi serve una panna un po' più liquida, quindi in questo caso è più indicata quella lì, un 35% di materia grassa. Allora, velocizziamo un po', perché la tempistica è un po' molto ridotta. Certo, abbiamo sul fondo tempo della quiche mettiamo i nostri funghi. Noi siamo dei chiacchieroni, Mary, Di chiacchieroni. No, che poi dopo devo interrogarti, non pensare di scampare le mie domande, poi io devo assaggiare. Michele deve assaggiare, insomma dobbiamo fare tutte le nostre cose dobbiamo fare anche tutto il riepilogo delle puntate precedenti, nel senso che dobbiamo capire perché sei sparito. È vero. Ti sei innamorato di una delle mie colleghe che si alternano il giovedì. Voglio capire un po' di cose. Va bene, perché lo capiremo insieme. Mary. Allora funghi, poi prosciutto cotto, importantissimo perché comunque è l'elemento principale di questa preparazione. La base quiche, quella liquida, del parmigiano. Sì.
andiamo a infornare a 180 gradi per circa mezz'ora. Ottimo. E insieme abbiamo completato questa quiche di funghi che ha un aspetto meraviglioso. Guardate prosciutto un cotto, funghi e zafferano. È un profumino tutto dire. Profumino, Ma la quiche devo dire che è un alimento versatile, o meglio molto una ricetta versatile, perché può essere adattata in qualsiasi contesto. Può essere adattata in qualsiasi contesto. Per esempio un picnic, qualsiasi cosa, un perché comunque si rientra un po' nelle torte salate, no? Sì. Si può mangiare sia calda che anche fredda, ecco. Magari fredda è ancora un po' più gustosa, un po' più saporita. Quindi e allora la lasciamo raffreddare, la lasciamo raffreddare, Mary. Adesso avviamo la seconda ricetta. Che? La seconda ricetta è un risotto, particolare. Sì. Allora, è un risotto particolare perché diciamo è uno sformatino di riso più che altro, perché il risotto magari è un tutt'altro tipo di struttura, no? È uno sformatino di risotto, quindi io partirei già con la cottura del riso magari, che è il processo un po' più lungo. Sì, mettiamo l'acqua, anzi l'acqua già bolle. Allora, l'acqua già bolle. Allora, cosa abbiamo fatto? Visto per una situazione di tempistica televisiva un po' più ristretta, io qui ho preparato già il fumetto di pesce. Il fumetto di pesce che l'ho realizzato con acqua fredda, la lisca del branzino, perché il risotto sarà mantecato con del branzino, del limone, del lime e li metteremo anche un po' di zenzero, visto un po' la stagione, un po', no? Il caldo, avanti, il fresco e via. Come un treno. Aspetta, fammi capire cos'è il fumetto. Il fumetto non è altro che il fumetto di pesce, non è altro che un brodo di pesce. A ricavare. Il fumetto già inizio a complicarmi un po' le cose. Pensiamo ai fumetti, sì. No? Ho detto, ma che cos'è questo fumetto? Il brodo di pesce. Il brodo di pesce, è vero. Io utilizzo sempre un gergo un po' tecnico a volte. Sì, ma tu devi essere molto semplice. Chi ci segue vuol sapere. Va bene, lo so che tu sei uno chef da mille e una notte, però. Insomma, noi siamo leggermente profani. È vero, hai ragione, alla cucina, quindi il brodo di pesce, quello abbiamo capito tutti quanti. Allora, che cos'è, ma soprattutto come si fa. Soprattutto quindi come si preparato fa. Prima. Il brodo di pesce l'abbiamo fatto prima, in precedenza, quindi l'isca, in questo caso della spigola, sì? Perché la polpa comunque la andremo a mantecare all'interno del risotto durante le fasi di cottura e di assemblaggio un po' del nostro risotto. Ok, il brodo ce l'abbiamo. Il brodo ce l'abbiamo. Qui c'è l'acqua in cui noi comunque adesso andremo a cuocere un po' le nostre fette di zucchina, che comunque sono state affettate con la fetta verdure, come in questo caso, per la lunghezza, quindi in maniera orizzontale. Quindi vanno affettate così. Andremo ad affettarle così. In questo caso andremo ad utilizzare una zucchina molto, molto grande. Perché come zucchina grande? Per questo tipo di lavoro, perché comunque andremo a creare una sorta di manto esterno al nostro risotto. Ok. Va bene? Va bene, allora mentre tu inizi ad impostare tutto il lavoro, adesso naturalmente seguiremo passo dopo passo tutto quanto, vediamo insieme le dosi e tutti gli ingredienti che ci occorrono per il nostro risotto al limone, branzino e zucchine. 300 grammi di riso carnaroli, un litro di brodo di pesce, uno scalogno, 50 ml di olio extravergine d'oliva, due scorzette di limone, erba cipollina quanto basta, 100 g di polpa di branzino, 50 g di pecorino romano e poi sale e pepe quanto basta, una zucchina, avete visto molto molto grande, e 150 g di pomodorini ciliegini. Allora. Benissimo, ben detto Mary. Allora, io inizio subito con la cottura del riso, sì. No? Il classico risotto all'italiana, quindi con un procedimento solitamente si usa fare un fondo di burro e cipolla magari, però visto che stiamo in Puglia io preferisco utilizzare comunque l'olio, olio extravergine d'oliva, quindi un fondo di olio extravergine d'oliva, uno scalogno leggermente tritato, una piccola parte di scalogno la mettiamo subito nella fase iniziale di cottura del nostro risotto, sì. E la restante parte durante la parte finale, no? Ok, allora però ci vuole una persona che giri. Magari Mary, visto che non ci vediamo da tanto tempo. Hai io ho pensato a te, oggi ti faccio lavorare, Mary, se cortesemente mi raggiungi da questo lato. Ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi, ma chi potevamo chiamare? Mary, quindi. Allora, andiamo a tostare un po' il nostro riso. In questo caso sto utilizzando... Sale? No, sì, l'ho messo giusto un po' ora, giusto per salare un po' il chicco in fase di partenza, no? Sì. Ecco, ora stiamo tostando, questo è un procedimento molto importante. È tostato al momento in cui il chicco diventa ben caldo, bollente, no? E come solitamente devo farlo? Lo devo toccare? con la mano leggermente, senza farti male, leggermente. Vediamo. No, tranquillo. Non è caldo? No. Non è caldo, quindi lo giriamo. Giriamo. Ancora. In questo caso, molti tendono un po' a sfumare con il vino bianco, sì. Molti, però io preferisco non usare il vino bianco, io vado direttamente con il fumetto. Spaventata, hai visto? Piano piano. Hai visto? Con cura. Allora iniziamo a sfumare, ovvero a procedere. Termina, che già ho la domanda pronta. No, aspetta, ok. Allora cercherò di non terminare mai oggi. Oggi parlerò solo io. No, non hai capito niente. Oggi parlerò solo io perché oggi qua gli amici. No, perché ogni volta che incontro gli amici per strada mi dico Daniele, però io non parli riesco a capire troppo. Quel passaggio. Parli troppo, ma non di cucina. E hanno ragione. Ma non di cucina. E vabbè, di cosa parli?
di qualcosa dobbiamo più parlare. Cosa hai messo? Cos'è questa? Allora, gli ho messo il segreto, cioè scherzo, un po' di aneto, visto che è un risotto a base di pesce, quindi l'aneto come erba aromatica va benissimo. L'aneto, va bene. Ma dove l'aneto si trova l'aneto? Beh, l'aneto si trova un po' ovunque nei supermercati, nella grande distribuzione. Okay. Allora, prendiamo le nostre zucchine, le andiamo a scottare mentre scotti Mary sta girando. Le zucchine, voglio capire aspetta, fammi spiegare un passaggio importante. Passaggio importante. Allora, è importantissimo perché in questo caso, no, ma non è che lo posso dire solo in qualche secondo, ci vuole qualche minuto. No, allora adesso ti fermi perché le domande le faccio io qua. Allora, ascolta. No, ti chiedo una cosa, ma tutti i giovedì hai anche sottoposto le mie colleghe a contribuire alla ricetta, nel senso che le hai messe i fornelli tipo a girare il risotto? Devo dire la verità. Oppure no? No, l'ho riservato solo per te questo perché? Oggi. Perché è da tanto tempo che non ti vedevo e allora ho detto fino alla fine la rincontrerò e la farò pure lavorare. In effetti così è stato. Ma, quindi... ma come mai? Mary, ma ti sono mancata un po'? Tu mi sei mancata, però cioè, penso che anch'io ti sono mancato. No, la domanda l'ho fatta io, non mi rispondere come fanno tutti gli uomini mi mancavano le tue domande. No, perché gli uomini rispondono, devi sapere, adesso te lo spiego io da donna e sicuramente tutte le nostre amiche a casa mi daranno ragione. Bisogna vedere. Gli uomini rispondono sempre con una domanda, ad una domanda. Io ti ho detto mi sei mancata. La prima risposta è stata sì, ragazzi, cioè scusami, amici che stanno a casa, stiamo su lì e te qui, comunque. E quindi dicevi, Mary, c'è gente, lo sappiamo solo io e te. Ma cioè, tu lo sai che oggi è la nostra ultima puntata? Lo so, Mary, sono triste per questo, non sai. Non dimenticarlo. Sono molto triste per questo. Allora, invece di essere triste, piuttosto ci spieghi una fase importante. Questa io lo stavo è una spiegando, importante. Tu mi hai interrotto. Cioè, volevi sapere un po'. Però queste domande sono così funzionali alla riuscita della ricetta. Della ricetta, ok, perfetto. Perché più domande ti faccio, più cose mi racconti, più il risotto viene Mary, bene. Ogni tanto puoi anche stoppare, perché sono 13 minuti di cottura, quindi stare sempre lì. Cioè, va. Ma ho sempre girato, non mi ricordo, il tuo collega mi ha detto che si gira. No, mi sta venendo il mal di testa. Non mi guardare. No, mi guardi il riso, è importante. Vai, Daniele Caldarulo, allora, Mary, abbiamo scottato un po' le zucchine in acqua, ma giusto qualche secondo, no? Abbiamo bloccato le zucchine in acqua e ghiaccio, ho bloccato la cottura in acqua e ghiaccio, è importante bloccare la cottura in maniera tale che andiamo a preservare un po' anche il colore della nostra zucchina, perché è importante il colore vivo nella ricetta, va bene? Le stesse zucchine subito dopo le andiamo a posizionare all'interno di uno stampo, in questo caso sto utilizzando uno stampo d'acciaio, vedi, che ho precedentemente... È un coppa pasta, benissimo. Possiamo anche utilizzare gli stampi, sai, quelli in terracotta, quelli in porcellana da forno, carini, ovviamente, no? Precedentemente imburrati. Mm-hmm. Andiamo a foderare un po' il nostro stampo con le zucchine. Ecco qua. Quest'acqua l'ho leggermente salata, no? Perché altrimenti poi perché ho salato sia questa, sia anche quella, quindi di conseguenza poi potremmo avere magari una zucchina un po' più dolce, no? Come situazione. Praticamente viene mantenuto lo stesso habitat della zucchina, insomma, cotta giusto. Sul piano. Allora, Mary, ora siamo qui all'incirca a mezza cottura, gli aggiungiamo giusto un po' di scorza di limone che abbiamo grattugiato precedentemente, no? Ma non tanto, con esagerazione, anche perché poi dobbiamo andare ad aggiungere il branzino, la polpa di branzino, che poi sarebbe la stessa polpa che ho utilizzato, da cui ho ricavato quella lisca, e da quella lisca abbiamo fatto il brodo di pesce, ma non c'è solo la lisca là dentro, lì abbiamo i ritagli sia della carota, che comunque ci tengo a far vedere, più che ritagli, io qui ho utilizzato la buccia, perché noi in cucina non buttiamo via assolutamente nulla, no? Volevo chiederti una cosa, in fatto di risotto, perché insomma ci sono varie scuole di pensiero, anche se credo sia una domanda piuttosto banale, però chiariscimi le idee una volta per tutte, il brodo molto spesso si sceglie, anzi si sceglie sempre o di pesce oppure vegetale, in questo caso l'hai scelto di pesce perché il risotto è fatto con un pesce? In questo caso ho utilizzato un brodo a base di pesce perché è un risotto a base di pesce, però noi possiamo anche utilizzare utilizzare uno vegetale? Anche uno vegetale andava bene, avremmo avuto comunque un risultato, un risotto un po' più delicato a livello di gusto come situazione, però visto che abbiamo la lisca la sfruttiamo, la utilizziamo per questa preparazione e comunque la lisca, il brodo di pesce ci dà quella spinta in più alla nostra preparazione che è molto in termini di gusto. Ovviamente. Va bene, Mary, quindi ora stiamo cuocendo, inseriamo anche l'altra piccola percentuale ancora di scalogno, giusto un po', non tanto. Allora, raccontami un po', tutti questi giovedì sei stato sempre il giovedì? Sì. No, perché scusa, ottimizzo. Sì. No, fa bene. Non ci sei stato, avevo tante cose da chiederti, lo faccio oggi, anche perché è l'ultima puntata, quindi è anche l'occasione giusta per salutarci in bellezza senza litigare. Intanto saluto sua moglie, che è sempre molto carina. Molto. Il giovedì.
Io non c'ero, molto spesso non c'ero. Quindi qual è stata delle mie colleghe quella che ti ha lasciato il segno? Beh, ce ne sono state tante. Quella con cui sei stato bene. Beh, sono stato bene. Che tu ricordi. Devo dire la verità, Mary, devo dire la verità. Sì. Sono stato bene un po' con tutti, perché veramente questa qui è una gran bella famiglia. No, è bravo, una gran bella famiglia. C'era Stefania Orlando, c'era Cristiano Malgioglio la volta scorsa. Cristiano si è innamorato. Cristiano Malgioglio, sì, si è innamorato di me, è una persona eccezionale, veramente. Ci siamo divertiti tantissimo, c'era Angelo Perrone, insomma, sì. Ci siamo divertiti un po' tutti, però devo dire che comunque mi sono trovato molto, molto bene. Poi in privato ti dico un po' l'altra versione. No, allora, no, ma noi siamo una grande famiglia. No, tutte le persone che sono a casa fanno parte della nostra famiglia, quindi sì. Se devi dire una cosa, dilla. No, tranquillo, te lo dico dopo, Mary. Allora, la polpa del branzino l'abbiamo tagliata a cubetti e la aggiungiamo verso la fine, altrimenti poi la polpa si sfalda e facciamo un mezzo minestrone là dentro. No, okay? Non facciamolo. Allora, no. Acceleriamo leggermente, quindi aggiungiamo ancora un po' di brodo di pesce. Per quanto tempo deve cuocere? La cottura 13-15 minuti, a seconda un po' del tipo di riso che andiamo ad utilizzare, perché il riso comunque necessita di una cottura molto lenta e un po' più prolungata, perché deve rilasciare un po' il suo amido. E in questo caso il Carnaroli è il riso ideale per i risotti all'italiana, che devono essere all'onda, lucidi, cremosi e al dente. Ah, questa mi piace, questa definizione. Okay. Ripeti queste caratteristiche. I risotti italiani, devono essere. Il risotto all'italiana deve segnate. Essere all'onda. All'onda cosa vuol dire? All'onda, ora vi faccio vedere l'onda e che cosa consiste, al momento in cui andremo a mantecare il risotto. Allora, poi possiamo anche spegnere, così ci facciamo vedere un po'. All'onda poi? All'onda, lucido. Lucido. Cremoso e al dente. E al dente. Se non è al dente non è un risotto. Io sapevo soltanto cremoso al dente. E deve essere anche all'onda. All'onda lo vediamo subito. Ecco, all'onda perché? Ora filo stiamo mantecando. Perdonami. Vado? No, perdonami, vai tu, certo. Allora, in questa fase, ecco, questa qui è l'onda. Vedi, questa fase qui si deve creare un'onda. Al momento in cui si crea un'onda, come in questo caso, il risotto è ben mantecato. E cosa bisogna fare per far sì che questa onda si crei? Bisogna semplicemente aggiungere la giusta proporzione di liquido, in questo caso di brodo di pesce, all'interno del riso in fase di cottura, perché se noi avessimo aggiunto tantissimo brodo di pesce avremmo avuto comunque un brodo. Sì. E non è assolutamente sarebbe ideale. Stato brodoso, sarebbe stato molto brodoso, risotto. Molto liquido, e questa cosa qui non va assolutamente bene. Allora, subito dopo aggiungiamo il nostro pepe alla preparazione, prendiamo il riso. Ecco qua, questa è una fase. Lo aggiungiamo all'interno dello stampo. Stampo, dove abbiamo messo già le zucchine. Chiudiamo. Precedentemente cotte. Chiudiamo, ecco, con le zucchine, quelle facciamo in eccesso. Il fagottino. Inforniamo a 180 gradi solo per un minuto. Mary. Noi chiaramente l'abbiamo già fatto, abbiamo già preparato il nostro sformatino di risotto prima e guardate il risultato finale. Allora, guardate che bello, è compatto e adesso lo impiattiamo subito. Impiattiamo, andiamo a sformare un po' il nostro, ecco qua, risotto, voilà, ecco qua, benissimo. Che meraviglia. Andiamo ad aggiungere anche dei pomodori rossi, però crudi, no? Andiamo a contrastare un crudi, po' il caldo, ho visto che hai messo il freddo, un filo d'olio, un po' di aneto anche qui. Aneto, ti sei fissato con questo aneto? Mi piace tantissimo l'aneto, perché comunque è un'erba aromatica molto fresca e molto versatile. A te non piace l'aneto? E sai che non lo so se l'ho mai mangiato in tutta la mia vita. Sì, sono più le volte che l'ho... È vero, vedi, ogni giovedì portavo l'aneto e tu non c'eri. Quindi, ecco, conseguenza... Michele... Allora, chiedo a Michele e Stefano se conoscono l'aneto. No, voi lo conoscete? No, non lo conosciamo neanche noi. Come l'aneto? Questo sconosciuto. Come lo maestro? L'aneto scorsa... non lo conosco. Scusa, scusa, volevo dire una cosa. Avete finito di tubare tutti e due? No, insomma. Allora, diciamo che dovrebbe essere la cucina dello chef. Eh sì, in effetti è vero, Michele, hai ragione. Ragione, Michele. È un po' geloso, lo so. Cos'è, fino a tanti mesi? Ho fatto subito, non ti posso lasciare un attimo. Oh, no! Allora, abbiamo ultimato pomodorini. Semplicemente mettendo dei pomodorini crudi sopra. Abbiamo questo chauffroid, questo caldo freddo, che è molto invitante. Come soprattutto si chiama? Chauffroid. Caldo freddo. Caldo freddo. Allora, più c'è anche l'aneto su come decorazione, che ci dà comunque la struttura. Torna l'aneto. Il ciuffo, praticamente. Il ciuffo non manca. Ragazzi, non ce la faremo mai. Io ve lo dico. Mai. Vabbè. Olio. E un po' di scorza di limone grattugiata. Ok, abbiamo tutto. Io ho preso di me la quiche. Dai, sì, lanciamoci sulla quiche. Non lo so. Lì ho messo le posate, Grazie. Ok, prendo una posata per me. Andate voi con l'assaggio. Allora, questa quiche, ricordiamo, Daniele, fatta con... È una quiche fatta con prosciutto cotto, funghi champignon e zafferano. Benissimo. Buonissimo. Allora, Stefano, tu che hai già molto addentato. Molto buona adesso. Molto buona. Vai, Michele. Faccio pure un bisogno. Vai te. Allora, ragazzi, qui
qui veramente siamo in chiusura di stagione, dobbiamo fare le cose questa fatte bene. Questa va bene anche da portare mezzo a casa. Mezzo chilo. È buona. Stasera in forma, in forma c'è l'altra, che sta cucinando a casa, è un modo di dire, perché adesso si andrà a ruba. Vabbè, Michele, tu lo sai già. Michele, questa è l'ultima puntata, sai. Quindi... È di lusso! È di lusso! È di lusso! Vediamo se è di lusso. Guarda, il fungo gli dà proprio un Il fungo gli dà quella spinta, gli dà quella spinta, sì, perché è un fungo molto carnoso che abbiamo scottato molto in padella giusto qualche secondo. L'importante è non farlo stracuocere il fungo. Senti, ma l'aneto lo assaggiamo. Buonissimo! Questo qui si può anche mangiare. Ma cos'è, un tubero, l'aneto? Si buonissimo. Può anche mangiare, no, 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 l'aneto è un erba rossa. Questa è una puntata speciale. Vabbè, non mi dispiace smontare questa. Sì, veramente. No, ma devi farlo perché è l'assaggio, è un momento importante. Facciamo così. L'aneto. Abbiamo poco tempo. Ma Mary, ma come sì. mai l'aneto? Stringere, ma chi lo conosce? Quanto abbiamo? Poco, pochissimo. Niente, pochissimo. Non abbiamo tempo. Pochissimo. Pochissimo. Allora, l'assaggio è fatto molto in maniera buono. Così, alla San Fasò, come si suole dire. Delicato. Grazie, maestro. Grazie. Sembra una parola strana. Sì. Com'è? Delicato. Delicato. E questo chauffroy come lo trovo, maestro? Chauffroy. Molto buono, perché c'è il croccante giusto. La chanson chauffroy. Alternanza di croccante che buonissimo. Perché state dicendo? Che cosa state dicendo? L'aneto, chauffroy. Posso dire una cosa? Deluxe. Chauffroy, c'est deluxe. Merci, merci. È di lusso. È di lusso. Grazie Daniele Cardone. Grazie, grazie per essere stato con noi tutte queste volte. È stato un piacere. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.